Ciao a tutti, oggi prepareremo il dado di carne. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono carne tritata, verdure miste che sono carote, coste di sedano, spicchio d'aglio, cipolla, pomodori piccadilli, rametti di erbe aromatiche fresche, sale grosso, vino rosso, una foglia di alloro e un chiodo di garofano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale le carote, i gambi del sedano, i pomodorini, la cipolla e l'aglio, i rametti di erbette fresche. E facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso mettiamo il macinato la foglia di alloro, il chiodo di garofano, il sale grosso e il vino rosso. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Al posto del misurino mettiamo il cestello per evitare gli schizzi e facciamo cuocere per 25 minuti temperatura varoma, velocità 2. Il nostro dado è cotto, adesso lo andremo a frullare. Teniamo un po' sul fondo prima di far frullare tutto. Chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il misurino e facciamo frullare per un minuto. A velocità 7. Il dado di carne è pronto. Andiamolo a trasferire in un vasetto a chiusura ermetica. Dado di carne. Può essere conservato in frigo per 6 mesi. Grazie e alla prossima ricetta!